Milano Incontra, appuntamento a cura del direttore Dario Bordè, con la regia di Alessandro Trani, montaggio audio Mauro Magni. Con noi il baritono marchigiano milanese Daniele Caputo. Un tuo curriculum. Un saluto a tutti gli amici della radio per questo mio ritorno, a volte ritornano come si suol dire. Il mio curriculum, vabbè, può essere visto comunque sia anche dal sito web, le persone più o meno si sono già un po' abituate ad accedervi. Nasco in realtà come designer, poi a un certo punto nella mia vita, dopo aver lavorato per varie aziende, anche grandi come Tod's, Lavazza, eccetera eccetera, ho preso la palla al balzo di coltivare questa passione per la musica. Ho iniziato a studiare canto lirico e a debuttare prima in un coro, che è il coro della Verdi, e poi dopo qualche mese ho iniziato già con i primi ruoli solistici, prima nei piccoli teatri, poi ruoli sempre più grandi in grandi teatri, fino ad arrivare appunto in Scala o anche per esempio al Teatro Olimpico di Vicenza l'anno scorso con Nozze di Figaro, che è stato un super successo, che ha visto 4 giorni di sold out in quello che è il teatro più bello del mondo, perché è stato progettato dal Palladio, che è l'architetto, con la A maiuscola. E mi hanno richiamato fortunatamente, quindi quest'anno debutterò un nuovo ruolo solistico in Cambiale di Matrimonio di Rossini. Si tratta del ruolo di Mill, e quindi la cosa divertente è che l'anno scorso ero Figaro, che è il servo, e quest'anno torno come Mill, che è il padrone di casa, quindi praticamente il Teatro Olimpico sarà la mia casa. Una grande responsabilità, devo dire. Come sempre c'è una gavetta, c'è la voglia di arrivare e soprattutto c'è lo studio. A Daniele il tuo domani, poi sicuramente lo incontreremo, perché è un personaggio che lo vedrete alla ribalta della cronaca della grande musica. Il mio domani, che in realtà per noi artisti lirici è già domani, nel senso che quando avrò finito il debutto a Vicenza dovrò subito fiondarmi a Milano per debuttare altre due cose, il Requiem di Mozart e un altro sono i Carmina Burana di Karl Orff, entrambi alla Palazzina Liberty. Inoltre avrò numerosi altri debutti anche all'estero, adesso però non mi soffermo su questo. Diciamo che sì, l'ambizione è di fare delle cose sempre più belle, sempre più dettagliate dal punto di vista del lavoro, come si suol dire, c'è questa volontà di metterci tutte le energie. A Daniele Caputo un in bocca al lupo per questi concerti, e poi magari ci rivedremo in autunno. Evviva il lupo e grazie ancora per avermi intervistato. Salutiamo il baritono Daniele Caputo. A voi alla prossima intervista.